Buongiorno da questo paradiso, sono le 7:15, il sole è ancora basso, timido, ma fa già molto caldo anche se il cielo è un po' coperto e stiamo andando verso, per l'ultima volta qui, verso il ristorante per fare colazione. Mi vedete vestita, non propriamente da vacanza perché ho i jeans e questa t-shirt, ma oggi appunto, anzi no oggi, in realtà appena dopo la colazione partiamo, quindi prendiamo un idrovolante che ci porta a Male, nella capitale delle Maldive, dove c'è l'aeroporto, e da lì prendiamo un altro idrovolante che ci porterà nell'altra isola dove staremo per altri 4 giorni. Non c'è nessuno praticamente a quest'ora e si sentono solo le onde, si sente solo il rumore del mare. E io ho fatto un sogno stranissimo in cui scoprivo di non avere più il diploma delle scuole superiori, rendiamoci conto, ma perché l'ultimo anno non era più valido, il quinto anno non era più valido, una cosa del genere, quindi ci devo tornare, ma c'era un'occupazione in corso nella mia scuola e c'era tipo un gruppo di bulli e io mi sono messa a fare a botte, cosa mai fatta nella mia vita, e poi mi sono svegliata. Veramente un sogno assurdo, specialmente da fare qui alle Maldive. Eccoci nel nostro ristorante, siamo veramente i primi. We're the first ones, did you notice? No, I haven't looked. There's nobody. I'm not surprised, who the hell would wake up at 7 o'clock in the Maldives? Exactly. For food. I mean, I would go snorkeling, but I wouldn't come here for 7. Yeah. La colazione è a buffet, vi faccio un attimino vedere le cosine. C'è la frutta, cioè in realtà veramente il buffet è infinito, succhi di frutta, qui addirittura si può prendere il prosecco la mattina, lo yogurt, e pane, toast, tutti i pasticcini più buoni del mondo, ragazzi, sono veramente la fine del mondo. Croissant, muffin, e poi qui abbiamo il porridge, addirittura il semolino che mi ricorda mia nonna, un sacco di cosine salate. Dove che trovo il mio fidanzato? Ovviamente qua. Stiamo aspettando l'omelette. Qui si può praticamente si possono ordinare le uova come si preferisce, te le fanno al momento. E poi qui ci sono altre specialità un pochino più asiatiche, un sacco di condimenti, qui c'è la sezione pancake, e poi cos'è questo? Oh! Ok, altre cosine salate, tipico maldiviano, chicken curry maldiviano, e poi un'insalata di tonno maldiviana. Thank you my love. E poi qui, per chi lo desidera, c'è l'insalata, che per me a colazione insomma non ci sta praticamente, ma ci sono tutte le cosine che in realtà noi considereremmo più da aperitivo, ma gusti sono gusti. E poi di là ci sono ancora altre cosine. Che figata essere da soli. E qui c'è il nostro tavolo, eccoci qua, ci hanno portato anche i cappuccini. Nel frattempo io ho preso soliti croissant, pasticcini, un po' di frutta, succo di frutta, succo all'arancia, ne ho presi 2 perché ho molta sete, e appunto i nostri cappuccini con questa vista che non faccio che filmare. Ma come si fa a non filmare questa vista? Deve aver piovuto molto stanotte perché vedo che è tutto bagnato, ma è stupendo, sarà una giornata stupenda. Maybe they don't even realize it, but they're just like hanging out on like the shark's highway. Yeah, you're right. Questi pesciolini sono sempre qua. Ci chiediamo sempre, ma perché stanno sempre qua? E quindi pensiamo che gli piace avere un po' d'ombra che arriva ovviamente dal ponte. Stiamo tornando in stanza dopo la colazione, ma la cosa che questi pesciolini non sanno è che qui ci sono tantissimi squaletti piccolini pronti a mangiarli. Eh già. Oh, they didn't see. Yeah. They know it's not food. Yeah. They're not stupid. But they're also not that hungry today. There are different guys over here. Because. Oh yeah, the white ones.
Ci sono anche i pesciolini, quelli bianchi, che abbiamo incontrato facendo snorkeling, ma non si vedono tantissimo perché sono molto chiari. Che bellezza. Adesso torniamo nella nostra stanza, finiamo di impacchettare tutto. Vi filmo il room tour, ovvero la villa tour, prima di partire, anche se in realtà dovevamo avere molto più tempo stamattina, dovevamo partire a mezzogiorno, ma ci hanno un po' cambiato i piani e quindi appunto lo filmerò adesso e poi purtroppo partiamo. Ma è bellissimo sapere che non ce ne andiamo dalle Maldive, ma andiamo semplicemente su un'altra isola. Oddio ragazzi, c'è una razza gigantesca. Look at the size of the, e due, e tre pesci giganteschi tra le due. Look at that fucking stinger. Is she just sleeping there? Yeah. She has like sand all over her. Oh mio Dio ragazzi. Is this one the one that I encountered? Maybe. Perché ieri ho avuto un incontro ravvicinato con una razza. Molto ravvicinato, mi sono spaventata veramente tanto. Ma sono degli animali stupendi. Oh, she's moving. Or no? Mm-hmm. Wow. How lucky are we to see her like that? Yeah. Oh wow. It's pretty incredible. Oh wow. And those fishes just swim with her? They just go around her. Like they're friends or something. Yeah. The whole gang is here. Yeah, the whole gang. Moltissimi pensano che il pungiglione sia all'estremità della coda, ma non è così. Il pungiglione sta alla base della coda. Sono delle creature meravigliose, davvero. It's at least a meter from the base of its tail to its nose. Mm-hmm. I think it's like 2 meters, don't you think? Well, look at it in comparison to that deck. And that's oh, deck's like one she's going. There she goes. Ciao razza. Goodbye stingray. You're beautiful. Goodbye. And the fishes are going with her. I'm gonna go watch her in case. Yeah, me too. Entriamo in stanza così la vediamo dal nostro moletto. I love this so much. Dov'è? Oh, she's there. No, you film. You sure? Yeah, I need to stand on that. È lì. Ma se ne sta andando. Wow. Non stavo filmando un vlog ieri, ma vi racconto la storia. La marea era bassissima, quindi stavamo nuotando, calcolate, l'acqua sarà stata... How high was the water where we were swimming yesterday? Like a meter? Le condizioni erano un po' particolari perché la visibilità sott'acqua era veramente, veramente scarsa, cioè si riusciva a vedere tipo 30 cm davanti. E in più il sole era coperto da un paio di nuvole in quel momento, quindi non c'erano i raggi solari che penetrando nell'acqua ti facevano vedere un po' meglio. Ad un certo punto ho visto un pesciolino che scappava, ho detto ma come mai questo pesciolino è così terrorizzato? Poi mi giro e vedo una nube di sabbia, perché loro stanno sotto la sabbia e poi escono per cacciare le loro prede. Quindi mi giro, vedo questa nube di sabbia, essendo stata molte volte qui alle Maldive sapevo che era una razza. Quindi mi fermo, faccio come per girarmi, in quel momento lei esce ed era sotto di me, calcolate la grandezza come questa che abbiamo appena visto, gigantesca. Però vi dico che incontrarla davanti è una cosa, ecco, me la sono fatta un po' sotto, vi devo dire la verità. Quindi è stato un momento bellissimo perché l'ho vista davvero molto da vicino, ma mi sono spaventata perché? Perché loro non sono aggressive verso gli esseri umani, solo che essendoci poca visibilità, lei ha spaventato me, io ho spaventato lei e in quel momento mi sono ritrovata tipo la sua coda, il suo pungiglione qui e ha detto oddio, questa adesso mi punge. Invece non l'ha fatto, se n'è semplicemente andata e io in quel momento ho cercato di accendere la GoPro, ma non sono riuscita perché sono veramente molto veloci quando si sentono in pericolo, sono spaventate, sono velocissime e quindi non sono riuscita a filmare questo momento, ma ho avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con una razza. È un momento che non dimenticherò, anche se appunto in quell'istante me la sono fatta veramente sotto.
Adesso ci stanno portando con questa simpatica macchinetta verso la reception. Ciao spiaggia meravigliosa! Eccoci sul moletto, stiamo andando verso l'idrovolante che ci aspetta per portarci a Male nella capitale. This flight would be approximately 5 minutes to Intercontinental and additional 45 minutes to Vilana International Airport. Okay. Now I would like to point out the safety features of this aircraft. You must fasten your seat belts whenever the seat belts are switched on. Okay. To fasten, insert the tip into the buckle and tighten by pulling the strap. To unfasten, lift the metal flap. A life ticket is located under your seats. If required, remove it from the plastic pouch and slip it over your head. Pass this strap around your waist and fasten at the front. You may pull these tags firmly when only leaving the aircraft to inflate the life jacket, and if you would like to refill your life jacket, use the mouthpieces. Sono venuti a prenderci il ragazzo dall'altro resort, ha preso le nostre valigie e ci sta portando nella lounge dove aspetteremo di prendere l'altro idrovolante. Wow! Sono stata qui anni fa proprio in quest'area, che è appunto l'unica area con tutte le varie mini lounge, e 5-6 anni fa questo posto era minuscolo, c'erano solo un paio di lounge, adesso è un posto gigantesco. Il servizio è veramente pazzesco, il ragazzo sta facendo il check-in per noi e poi ci accompagna alla lounge. Siamo nella lounge, vi faccio vedere le cosine che hanno, i mini paninetti, il croissant, c'è della frutta e un piccolo buffet. Where are you getting, my love? Tuna cocktail sandwich. Nice. Otherwise known as funeral food. Funeral food. Cibo da funerale lo chiamano. Michael chiama tutto. You refer to all finger food as funeral food. Yeah. tutte queste cosine piccoline in Canada le chiamano cibo da funerale. Perché quello che mangi praticamente quando saluti i tuoi cari. Ok, adesso prendo un piatto, ragazzi, e prendo qualcosina da mangiare. Sono super curiosa di sapere che cos'è questa bevanda, e comunque senza alcol. Sembra ci sia zenzero all'interno, ma è tipo una soda. Scopriremo presto, perché la assaggerà Michael, decisamente non io. Nel frattempo è andato a prendermi un pezzettino di pizza. Assaggiata, non era male, sa molto di zenzero e forse un po' di limone, non diventerà mai la mia soda preferita, però interessante, è fatta in Sri Lanka tra l'altro. Non ho molto tempo, ma volevo farvi vedere il bagno della lounge,
con una doccia intera con tutte le cosine, shampoo, balsamo, eccetera. No, vabbè. Sono venuti a prenderci nella lounge e ci stanno portando al nostro aeroplanino idrovolante. Atterrati il nostro nuovo resort. Lì ci hanno portato un drink super rinfrescante al basilico, tipo una limonata al basilico. Michael dice che è buonissimo, adesso l'assaggio. La nostra stanza è la 118, qui abbiamo la casetta sulla spiaggia. Eccoci. No, vabbè ragazzi, guardate che meraviglia, l'hanno disegnato con la sabbia e la manta con l'iniziale del mio nome. Oh mio Dio ragazzi, la nostra stanza è gigantesca e splendida. Non vi faccio vedere tutto adesso, intanto stiamo festeggiando con la bottiglia di prosecco di benvenuto. Non vi faccio vedere tutta la stanza adesso perché vi farò il room tour dedicato in un video appunto dedicato, ma non vedo l'ora di filmarvelo perché è qualcosa di veramente incredibile. La vista però ve la faccio vedere subito. Questo è praticamente, questi sono i nostri ombrelloni e questa è la vista dalla nostra stanza. Wow. Adesso finiamo il nostro bicchiere di vino e poi andiamo direttamente al diving center a prendere maschere e pinne e andiamo a fare snorkeling. Ok, vi sto posizionando sullo specchio del bagno, ma la videocamera continua ad appannarsi per via della differenza di temperatura tra interno ed esterno. Cerco di ripulire di nuovo, ma purtroppo succede. Comunque abbiamo fatto un po' di snorkeling, siamo andati al diving center, abbiamo preso pinne e maschera, abbiamo fatto una bella sessione di snorkeling, ma la marea è veramente troppo bassa e quindi c'era troppo poco spazio tra acqua e coralli, ma abbiamo visto una conchiglia meravigliosa di quelle leopardate e una stella marina stupenda. Ma la mia GoPro, proprio adesso che sono alle Maldive, ha deciso di non funzionare più, non mi legge più la memory card, quindi non so bene che cosa fare, spero vivamente di poterne noleggiare una al diving center. Chiederò più tardi, speriamo che sia un servizio che offrono in questo resort, ma vi farò sapere anche questo. E adesso sono quasi pronta per la cena, ci fanno cenare sulla spiaggia, quindi sarà meraviglioso. E volevo farvi vedere come mi trucco in questi giorni che sono alle Maldive. Ovvero, l'unica cosa che sto facendo è applicare il mascara, quindi ci metto un nanosecondo. Numero uno, fa onestamente troppo caldo per fare una full face of makeup, almeno per quanto mi riguarda. Anni fa truccavo tutto il viso, perdevo un sacco di tempo per fare un trucco completo. Adesso ragazzi, sono in vacanza, me la godo, non voglio perdere tempo a truccarmi e quindi l'unica cosa che faccio, visto che comunque ho delle ciglia chilometriche grazie ai miei sieri, l'unica cosa che faccio appunto è applicare il mascara. E voilà ragazzi, quello che ho utilizzato di Charlotte Tilbury è il Legendary Lashes. Stiamo camminando verso la spiaggia dove ci stanno preparando la cena. Quanto adoro vedere le palme. Un po' meno le volpi volanti, ma sono carinissime anche loro. Sono emozionata perché ci hanno detto che ci faranno qualche ripresa con il drone, cosa che non ho mai fatto e quindi sono curiosissima di vedere poi il risultato. No vabbè ragazzi, penso che quello sia il nostro tavolo, ma che meraviglia. Sulla spiaggia,
sotto le palme. Stupendo. Che meraviglia, ragazzi. È un cuore gigantesco con il tavolo. No, vabbè, non ci posso credere. Un sogno. Here's to cheers and glasses, denying we need them, and swimming with turtles. Cheers. So basically it's a seafood menu. Oh, perfect. Oh, wonderful. Thank you. I'll show it to you, but let me explain this to you first. So this is the tuna tata. And here we have radish, cheddar cheese, pickled gherkin, and on top it's a tomato. And here we have bread with crab meat, and on top it's guacamole. Wow. Okay. Thank you very much. Thank you. Okay. And something a little bit dark. We have reef fish and tuna here as well. Yeah. There we go. How's that? Thank you. Tuna, and then inside we have the reef fish. Again, here we have two of tunas and two of vegetables, and with soy sauce. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Yes. Main course. Seafood plate. Wow. Thank you. You're welcome. Sorry. So mushroom, the vegetables, sweet corn. We have prawn, we have reef fish, tuna, octopus and calamari. And scallops as well. Wow. And yummy. We have the lemon butter sauce. So this is the lemon butter sauce. Perfect. Thank you very much. Wonderful. Thank you so much. Appreciate it. So it's the chocolate cake with caramelized fruits. Wow. Thank you so much. You're welcome. Enjoy. Thank you. Where are you hiding the glass? I was hiding it because I thought it looked bad that I finished the No. wine. Like, I'm almost finished as well. Yeah? Okay, good. That's like your still first glass though. No, it's the second. Okay, good. It's the second and yours the third. Is it third? Yeah. Jesus. Abbiamo finito la cena e adesso sono davanti alla nostra stanza con questo cielo stellato che è uno spettacolo, ragazzi. Io un cielo così l'ho visto solo qui alle Maldive. Proverò adesso a filmarlo, ma non penso si vedrà in videocamera, ma fidatevi, è una cosa spettacolare. Qualche giorno fa ci siamo messi a guardare le stelle, ho visto 5 stelle cadenti nell'arco di mezz'ora e ce ne sono talmente tante che fa quasi impressione perché è overwhelming, cioè è pazzesco. Vedo la Via Lattea ed è... purtroppo no, ho provato a filmare ma non si vede assolutamente nulla in videocamera, che peccato, però vi posterò qualche fotina su Instagram perché dal cellulare ho visto che riesco effettivamente a fotografarle. Tornate in stanza, ragazzi, dire che sono distrutta è dire poco perché siamo in piedi dalle 6:30 di questa mattina, che per noi sono le 2:30 con il nostro fuso orario. Ho ancora i capelli un po' bagnati, quindi adesso li asciugo, strucco soltanto gli occhi, lavo il viso e vado a nanna, ma noi ci vediamo domani. Non so se filmerò un nuovo vlog oppure domani forse farò l'home tour di questa casetta, vediamo. Comunque vi aspetto con il prossimo video sempre dalle Maldive. Vi mando un bacio enorme, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto al prossimo video. Ciao.